A San Desiderio, per la nona giornata del campionato di promozione, si affrontano la Gagliardica maglia granata e il Bozzoli in maglia gialla. Non accade nulla fino al 20° del primo tempo, quando Doria entra in area. Un impallo favorisce il numero 10 Incerti, che da buona posizione spreca un'ottima occasione. Rivediamo il tutto. Poco dopo, Incerti si riscatta scendendo sull'auto di destra e mettendo in mezzo una palla per Gatto, che sigla il gol dell'1-0. Rivediamo l'assist e il gol del numero 9. Il primo tempo termina praticamente qui. Nella ripresa, ancora pericolosa la Gagliardica con un colpo di testa di Gatto sugli sviluppi di un corner. Canavò fa sua la sfera senza problemi. È il preludio al gol che arriva al minuto 56, quando Incerti, con una azione personale, scende sulla destra, penetra in area e fa secco per la seconda volta Canavò. Rivediamo anche qua la fase conclusiva dell'azione del raddoppio. Al 71esimo la Gagliardica cala il tris, l'incontenibile Incerti conquista una punizione, sulla palla va Tommaso Orlandini, testa di Ferrando e palla in rete per la terza volta. Anche qua possiamo rivedere il tutto grazie al montaggio di Alice Elisetti. Il primo e unico tiro in porta per il Bozzoli arriva al 77esimo su punizione. Mosetti blocca senza grandi difficoltà. Termina 3-0 per la Gagliardica, vittoria meritata. In campo il migliore sicuramente è stato Incerti, con un gol e un assist che ha dato la possibilità alla Gagliardica di vincere questa gara.